La compagna di Ferri teme che Marina possa risvegliarsi dal coma e raccontare alla polizia di essere stata minacciata. Nelle puntate di Un Posto al Sole in programma da lunedì 29 ottobre fino a venerdì 2 novembre, Vera Viscardi decide di lasciare la città di Napoli per recarsi all'estero in modo da conoscere lo psichiatra che le ha consigliato il compagno Roberto Ferri. Valerio viene informato della situazione dalla figlia ma non approva questa decisione e sente di non avere un ruolo importante all'interno della vita di Vera. Il fratello di Veronica, durante la permanenza ai cantieri Flegrei, non ha mai avuto fiducia nel comportamento del padre di Filippo in quanto sarebbe interessato a ritornare a capo dei cantieri. Valerio pensa che Roberto potrebbe essere coinvolto nell'omicidio della sorella, poiché non sa che la figlia ha ucciso Veronica. Le uniche persone a conoscere la verità sono Marina e Roberto. La Giordano ha registrato le parole di Vera che ha rivelato al compagno di essersi macchiata dell'omicidio. Vera spera che Marina non si risvegli dal coma, altrimenti potrebbe rivelare tutta la verità alla polizia. La compagna di Ferri ha paura che Marina possa risvegliarsi dal coma e dichiarare alla polizia di essere stata minacciata dalla proprietaria delle imprese Viscardi. Silvia si rende conto della complicata situazione tra Patrizio e Vittorio. La donna chiede alla figlia di intervenire e trovare un modo per far riappacificare i due amici, mentre Michele continua a essere al centro delle incomprensioni tra Tiziano e Salvatore. L'impegno di Rossella riesce a far tornare la normalità nei rapporti tra Patrizio e Vittorio. Elena, invece, vive un momento difficile per via delle condizioni della madre e si presenta all'ospedale in compagnia di Alice. Le condizioni di Marina però non migliorano e la figlia trova conforto in Valerio. Nick e Susanna pronti ad accettare la proposta di Renato Poggi. Raffaele invita a cena Diego e Beatrice. La serata permette un riavvicinamento della giovane coppia. Nick e Susanna, dopo aver parlato con Ugo, hanno deciso di ampliare lo studio ma devono pensare alla nuova abitazione. Il problema della coppia Poggi Picardi termina quando riceve la proposta da parte di Renato, che offre loro la sua casa perché vuole dividere l'abitazione in due appartamenti. Il padre di Nico comincia a pensare ai lavori che dovranno farsi all'interno della sua abitazione. Roberto decide di lasciare Vera nella clinica svizzera per fare ritorno a Napoli.